Per quello che riguarda il progetto è una cosa bella, infatti sono tornato a Pesaro proprio perché lo avrei fatto solo per una situazione di questo tipo, quindi bello, e devo ringraziare Lorenzo Pizza che mi ha chiamato. Per quello che riguarda la squadra, speriamo di aver costruito una squadra competitiva che possa competere, come dicevo prima, per vincere, perché è doveroso rispetto al budget che abbiamo avuto, però concorrenza è complicata perché il campionato sarà molto difficile. Sono contento della squadra che si va formando, abbiamo fatto un buon lavoro sul mercato, Federico si è mosso molto bene, ci siamo sempre confrontati, secondo me stiamo allestendo una squadra che sicuramente proverà a vincere questo campionato. Chiaramente la formula è un po' difficile perché su 96 ne vanno su 6, quindi, però noi credo che abbiamo tutte le carte in regola per provarci, però credo che la base sia creare un gruppo che nelle difficoltà così si compatti e riesca sempre a ottenere buoni risultati. I nuovi innesti lo stesso dovrebbero essere un ragazzo che ha 29 anni e uno che ne ha 20, quindi andiamo sempre su quel discorso lì. Infatti abbiamo preso Broglie e Battisti, che sono delle sicurezze dal punto di vista anche di esperienza, e altri ragazzi che invece dovranno metterci fisicità, atletismo e voglia e corsa. Abbiamo già delle idee, siamo molto avanti in entrambe le situazioni, solo che i giocatori in questo caso si devono incastrare, quindi lo straniero va preso in funzione del giocatore che metteremo in panchina e viceversa. Dovremo chiudere a breve. Si gioca la domenica alle 18 al Paladì, l'ex Palanino Pizza, e si gioca in alternanza alla VL.